Ed eccoci tornati su The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Siamo davanti alla grotta che nello scorso episodio abbiamo poco visitato per seguire le tracce di Tulin, figlio di Teba, il nuovo campione, il nuovo guerriero dei Rito. Siamo infatti, tra le tante cose, nella regione di Hebra, vicino alle montagne di Hebra, tra l'altro. O meglio, siamo tecnicamente già lì. Molto vicino, come vedete, al villaggio dei Rito, al borgo dei Rito, che ho salvato tramite anche il sacrario, comunque per un fast travel un po' più comodo. E in questo episodio, oltre a procedere in maniera abbastanza spedita, andremo a capire che diamine succede. Il borgo dei Rito è attanagliato letteralmente dalla presenza incessante di una tempesta. Una tempesta che non gli lascia assolutamente possibilità di ottenere risorse, di ottenere cibo, di ottenere tutte le cose normali come di solito. E quindi sono letteralmente obbligati a mandare i genitori in cerca di provviste a causa di questa tempesta e di lasciare i giovani pulcini, come li chiamano loro, al villaggio per stare un attimo più tranquilli e più sereni. Di conseguenza questa tempesta, che non accinge a fermarsi, li ha messi completamente in ginocchio. Tra l'altro ci hanno avvisato qua che c'è un obroblin. Quindi adesso, a parte che prima mi prendo questo. Quanti ce ne vogliono? Ce ne vogliono così tanti? Ok, perfetto. Tutto questo per un po' di ambra. Mi sento un po', come dire, truffato. Mi sento decisamente truffato. Non è valsa la pena. Aspetta, ok. Lucertola scalatrice. Una lucertola in grado di arrampicarsi su qualsiasi superficie grazie alle sue zampe conventose. Cucinata, permette di creare pozioni che aiutano a scalare le pareti bagnate. Come sapete, le pareti bagnate sono un po' difficili da tenere sotto controllo, a meno che non hai l'armatura. Lumiserite, un minerale misterioso che di notte emana una pallida luce blu. Probabilmente una manifestazione dell'anima dei defunti. Può essere usata per la creazione di abiti. Questa cosa dell'anima che dicevo tempo fa sui, diciamo, gli NPC in sto gioco è derivante da questo. E questo è il loro colore. Ok, va bene. Logicamente ero troppo vicino, quindi non potevo fare le magie. Potrei affrontarlo in mille modi diversi, ma probabilmente ho scelto il peggiore. Ok, cadi un attimo. Ok, perfetto. Ci ha droppato anche tecnicamente un'arma. Lancia da viandante. Ok, questa è nuova. Però abbiamo anche un po' di risorse da recuperare. Il corno, che già comunque avevamo trovato. E basta? Tutto qui? Non c'è altro, amico mio? Non ci hai regalato nessun'altra gioia? Imbarazzante. Mi aspettavo qualche drop un po' più interessante. Ecco qua, due lumiserite. Questo mi va strabene. Allora, qua non c'è granché, a dir la verità, da esplorare. Però di interessante qua, in questo dungeon, tra virgolette, caverna, eccetera, la cosa interessante è che possiamo usare le pigne, come vi avevo fatto vedere tempo fa. Infatti, se vedete, possiamo salire, soltanto che non ci basta la stamina. Quindi come fare? Semplicissimo, ci penso io. Allora, la prima cosa sicuramente è prendere la pietra focaia che abbiamo appena raccolto da terra. Vabbè, rimettiamo così, questo ordine mi piace di più. Prendiamo questa, la prendi in mano e la metti qua. Tiri una freccia e qua arriva questo. Dopodiché prendi una pigna, vedi, perché ho detto di prenderne tante, perché sono sempre utili. Succede questo. Ok, ok. Vedi? E ci arrivi giusto, giusto, giusto. Spettacolo, no? Spettacolo. Ci sono sicuramente altre cose da vedere, da esplorare e da fare in questa caverna. Ma il problema più grosso è che ci vuole molta stamina, molto tempo per esplorarla al fondo. E il risultato non è così incredibile come potete pensare. Ok, sconfitto. Vediamo se c'è un altro, sì. Pietra focaia, è sempre bello droppare da loro. C'è altro qua? A parte le lucertole scalatrici. Ah, fiore bomba. Questo è perfetto. Guarda un po', qua c'è un altro fuocherello. Perché c'è un altro
Fuocherello, vediamo cosa dice lui. Ghisan, non so proprio cosa fare. Chi avrebbe mai detto che avrebbe abbandonato le provviste raccolte per il borgo per andarsene in volo da solo? Che mi venga un colpo d'aria. Che ci fa qui un'Ilia nel mezzo di una tormenta? Raccontino al volo, veloce. Capisco, sei venuto per parlare con Tulin. Purtroppo l'hai appena mancato. Avevamo ricevuto l'incarico di raccogliere provviste in questa zona, quando uno stormo di mostri è passato in volo davanti all'apertura della grotta. Ultimamente mostri volanti come quelli sono stati avvistati spesso vicino al borgo. Ho detto a Tulin che dovevamo tornare immediatamente a far rapporto, ma ha fatto finta di niente. Ha detto, li seguirò per trovare la loro base, ed è volato via. Ed è andato di là. Abbiamo avvistato lo stormo di mostri intorno al cedro solitario sul picco di Daga. È visibile a nord, una volta sbucati fuori dalla grotta. Probabilmente Tulin si è diretto di là. Che bisogno aveva di volatilizzarsi così? Allora, sicuramente... c'ha i suoi buoni motivi. Non è potuto incontrarti con Tulin nella grotta. Stando a Ghisan, uscito dalla grotta dalla cima sud di Ebra, diretto verso il cedro solitario del picco di Daga. Allora, tecnicamente in questa grotta non c'è così tanta roba interessante, per questo che non sto esplorando troppo. Perché in realtà, a parte poche, anzi pochissime risorse secondarie, tutto quello che si ottiene al momento è più che altro uno spreco di risorse. Sto giusto controllando qua se c'è qualcosa che vi posso far vedere di particolarmente interessante, ma mi pare di no. E qua possiamo letteralmente uscire. Ok, guarda un po' che spettacolo. Ah, qua ci accovacciamo. Prendiamo anche il frutto glaciale. Consumalo cotto per potenti attacchi a basse temperature. Questo è ottimo contro nemici di un certo tipo. Prenderei anche questo. Guardate un po' chi c'è qua. Ah. Oh no! Presidente! Presidente Miceda, sta bene? Ora succederà quello che potete intuire. Che cosa ho fatto? Cosa se ti ho fatto cadere? Lo so, è inaccettabile. Ma perché tu mi hai rivolto la parola all'improvviso? Anche se è solo un'insegna, vedere l'immagine del presidente Miceda è così a terra, è semplicemente inaccettabile. Mi stai dicendo che non sai chi è? Ha ricevuto il suo incarico dalla principessa Zelda in persona. Il suo compito è disseminare Hyrule di depositi di materiali. Non esagero a dire che il presidente è uno dei pilastri su cui poggia la rinascita del nostro regno. Ma non solo, è anche il fondatore della edilizia Miceda. E poi, cosa stai facendo? Non ho mica finito di raccontarti le eroiche gesta. Ma forse è meglio che mi fermo. Non voglio certo scatenare la tua invidia, per quanto sarebbe comprensibilissima. Anche perché anch'io ho un incarico di importanza fondamentale, e me l'ha segnato proprio il presidente. Il mio compito è mettere insegne per tutto il regno, per fare pubblicità alla Miceda edilizia. E non sono mica delle insegne qualunque. Sono insegne che raffigurano il presidente in persona. E farne cadere anche solo una è semplicemente inaccettabile. Così farò io da sostegno. Non devi preoccuparti, ho mangiato i miei onigiri speciali. Così posso sopportare il freddo senza problemi. Ok. Non posso mettere altre insegne, non so cosa... Vabbè, vai, vai, faccio io. Me la tieni tu, va bene? Allora lascio andare l'insegna. Sì, ma dammi tempo, dammi Cristo tempo. Ok, va bene. Dammi tempo di metterci qualcosa sopra. Ok. Dovrebbe rimanere fermo? No. Chiaramente no. Allora prendo la pietra direttamente. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Guarda come ti metto qua. Guarda come ti metto qua. Ok, dovremmo esserci. Ok, devo... lascia pure andare. Guarda, guarda, è ferma. Hai visto? Sta in piedi. Sei un genio. Non avrei mai pensato a un metodo simile. Cerchiamo di rassicurare l'insegna per bene. Adesso. Ben fatto, mi piacciono queste secondarie. Ecco fatto. Grazie a te ho potuto assicurare fermamente l'insegna. E così non dovrò più starci io a sorreggerla tutto il tempo. È il giorno più felice della mia vita. Ecco un piccolo ringraziamento. 20 rupie. Ma dovrai anche essere affamato dopo tutto quel lavoro. Vuol dire che ti farò provare il mio piatto speciale. Onigiri ai funghi, picca picca, con difesa dal freddo 4 minuti. Non ho ancora finito, eh? Questa ricompensa faceva parte della mia collezione speciale, ma voglio che sia tu a riceverla. Affumiceto, un fungo che, se sollecitato, rilascia una nuvola di finissime spore e fa quella sorta di nube che avete visto nei trailer. È troppo amaro per essere commestibile. Adesso posso andare a installare l'insegna anche in altri posti. È ora che vada. Maestro, alla prossima.
Allora, lì c'è, come vedete, un santuario. Ma non ci andremo. Perché il nostro obiettivo adesso, dopo questa seconda area, è andare qua sopra. I nemici li ignoriamo perché, onestamente, come avete intuito, sono leggermente uno spreco di risorse al momento. Non abbiamo interesse di nessun tipo ad affrontarli adesso. Anche perché sono i Boblin soliti. Quindi non ci danno nessuna risorsa che già non abbia che già abbiamo o già non abbiamo. O qualcosa di interessante che ci può servire. Adesso stanno arrivando dei Boblin seguiti da un boss Boblin, un capo Boblin. E quindi noi adesso ci dirigiamo qua. Ok. Saliamo qua sopra così perlustriamo l'aria, ve la faccio vedere. Ah, guarda che roba. Dobbiamo salire lì sopra. Il cedro solitario, mi pare che abbia detto. Comunque, albero solitario. Quindi il nostro scopo è salire fino a lì. Dovrei riuscirci anche con la poca stamina che abbiamo. Appena finiremo la prima parte di questo gioco, quindi questa del Borgo dei Rito, mi concentrerò un episodio a fare solo ed esclusivamente santuari. Sacrari, completamente. In questo modo riuscirò a sbloccarmi un po' di stamina, mentre i cuori si sbloccano anche andando avanti. Eccoci arrivati. Come avete visto, Tulin è lì. Prendiamo una pigna, che sono sempre estremamente utili. Controlliamo una cosa al volo, se ho ok, ho l'occhio di pipistrello, perfetto. Là si vede un accampamento. E parliamo con Tulin. Stupido mostro! Link, cosa ci fai qui? Oh, ecco, quello stupido mostro mi ha rubato l'arco. Lo vedi? È lui! Che ladro, eh? Che ladro. Devo recuperare il mio arco a ogni costo. Mi aiuti? Certo. Grazie! Sai che posso creare una raffica di vento nella direzione in cui sono rivolto? Se la sfrutti con la tua paravela, dovresti riuscire a volare fino a dove si trova il mostro. Devi solo darmi il segnale e io farò subito alzare il vento. Tulin ha il potere di controllare il vento. Quando Tulin è avvolto da un'aura, in questo caso quella che abbiamo visto nei trailer, è in grado di generare una folata di vento che puoi sfruttare per spingerti in avanti quando usi la paravela. In questo caso, vedete? Molto carina. Molto carina tutta questa roba. Adesso arriviamo qua. Facciamo questo con l'occhio. Vediamo se arriva. Non ci arriva, peccato. Riprendiamo quindi le risorse. Vediamo se è qua in zona. Eccolo qui. Dovremmo arrivarci adesso. Ok, preso. Easy. È sempre importante avere risorse. Preso! E bravo il nostro Tulin. Siamo troppo forti! Grazie Link, mi hai tolto gli artigli dal fuoco. Ho di nuovo il mio arco ed è tutto merito tuo. Che succede? Ne arrivano altri! E portano dei Boblin! Ce ne sono degli altri! Siamo pronti, eh? Ora li massacriamo. Ma stavolta li sistemo per bene. E poi ora ci sei tu qui con me. Non ti preoccupare, amico mio. No, ma cos'è successo? Cosa mi ha colpito? Cosa mi ha preso? Non ho visto niente! Mi ha preso una freccia, ma da chi? Era appena finita la cutscene! Lasciami tempo! Ok, va bene. Sarà fatto. Usiamo le risorse. Ok, ci sono. Bravo, bravo! Easy. Fa sempre molto ridere. Oh, bello quest'arco! Ha 14 di danno. Ti tiro. Oh, tiro questa. Che tanto danno ne fa? Con cosa ti spacco adesso? Ma con questa. Fatto! In realtà era molto più semplice del previsto. Li ho sottovalutati io. È fatta! Guarda, Link. Forse era l'accampamento dei mostri.
Credo di sì. È stato il rumore del vento? No, non poteva essere il vento. Ehi, Tulin! Link! Eccoli là che arrivano! Sono proprio loro. Ci hanno seguiti fino a qua. Gran lavoro di squadra, voi due. Cosa? Ci stavi osservando, Art? Che imbarazzo. Io non ho dato retta a Ghisan quando ho cercato di fermarmi e sono volato via. Con il risultato di farmi soffiare il mio prezioso arco. Ormai credevo di saper volare con le mie ali, però dubito che sarei riuscito a recuperarlo da solo. Vedo che ci sei arrivato. Adesso hai capito perché ti trattano ancora come un pulcino? Già. Bisogna imparare a fidarsi dei propri alleati. Adesso capisco cosa cercava di insegnarmi papà per tutto questo tempo. Ma allora cos'è successo? Non è da te farti rubare l'arco nel bel mezzo di una battaglia, Tulin. Ah sì, la principessa Zelda! L'ho vista! Un mostro la stava attaccando. Stavo andando ad aiutarla quando si è librata sopra quella nuvola. Mi sono distratto, così ho abbassato la guardia e il mostro ne ha approfittato per rubarmi l'arco. La principessa Zelda è volata sopra una nuvola, ma com'è possibile? Anche se stento a crederci, starcene qua con le ali in ala non porterà a niente. Tulin, Link è venuto qui in cerca della principessa. Va con lui a indagare sulla nuvola oltre la quale sarebbe volata. Ma se finora mi avete sempre detto di no? Prima di venire qui ho ricevuto un rapporto. È molto probabile che la sorgente della tormenta sia dentro quella nuvola. Già. Voglio che andiate subito a perlustrarne l'interno, ma con un vento così forte è impossibile avvicinarsi dai lati. L'unica via d'accesso è dalla cima. Ma nessuno fra i Rito è in grado di superare la tormenta e arrivare fin lassù. O meglio, quasi nessuno. Tulin, sono convinto che tu possa farcela. E ce la farai grazie alla tua forza e alla tua capacità di creare raffiche di vento a tuo piacimento. Tulin sarà il miglior guerriero dei Rito quando capirà il valore della collaborazione con gli alleati. Tuo padre Teba te lo dice da sempre. Avvertirò io tuo padre. Tu aiuta Link a scoprire dove è finita la principessa e qual è la causa di questa tormenta. Agli ordini, vedrai, saprò collaborare con Link. Link, ho visto la principessa Zelda sulle isole celesti vicino al picco di Hebra. Andiamo a dare un'occhiata. Contiamo su di voi. Allora, ecco qua. La missione si è aggiornata. Dobbiamo raggiungere le isole celesti. Dobbiamo arrivare fino a lassù. Non è difficile in realtà raggiungere quella location. Infatti adesso lo faremo. Però prima di farlo, dobbiamo prendere un paio di materiali che sono racchiusi qua. Come giusto che sia. Perché ci sono molte frecce. Come vedete abbiamo appena fatto 15 frecce. Corno di Boblin blu, ottimo, ci serviva. Spadone arrugginito preferirei di no perché è generica arma pesante, non voglio. Qua c'è qualcosa, una freccia e un irulino. Qua c'è un'altra freccia e un altro irulino. No, una mela. E va benissimo. Adesso, in questa fase del gioco, fondamentalmente serve a una cosa principalmente. Farci prendere l'abitudine col potere di Tulin. È una sorta di sostituto del vortice di Revali, del turbine di Revali. Quindi dobbiamo prenderci quanto prima possibile confidenza. Il gioco ci suggerisce di iniziare da qua perché questo potere è comodissimo. È veramente il potere più comodo. Poi serve un sacco durante l'esplorazione. Spada di Zonanio. Una spada fatta di Zonanio. Collegandola alla sua punta con congegno Zonau o materiale Zonau, la sua potenza d'attacco aumenta leggermente più del solito. Ed è molto comoda. Io toglierei la lancia da viandante. Perché, per quanto comode le lance, hanno sempre un piccolo problema. Ovvero, che non ti fanno usare lo scudo. E a me non piace non poter usare lo scudo. Facciamo che ci fondiamo qualcosa sopra, va bene? Userei questa. Prendi. Usiamo Compositor. Ok, ed è diventata da 14. Perfetto, adesso possiamo andare. Vedete? A livello di spostamenti, questo potere qua di Tulin è a mio parere il migliore. Perché ti fa fare cose che altrimenti non potresti fare. Esplorare zone che sarebbero inaccessibili. Quindi è per questo che in questo video, in questa serie, abbiamo iniziato da Irito. Un potere che secondo me fa veramente la differenza durante l'avventura. Freccia di legno. Le frecce ci saranno fondamentali nella parte di gioco immediatamente successiva a questa. Quindi facciamo in modo di averne un bel po' da parte perché
Sarebbe un po' anticlimatico, secondo me, tornare indietro, bloccarsi un attimo, fare, eccetera, eccetera, eccetera. Come vedete, qua ci sono tanti, anzi, pure troppi nemici. Ma li bypassiamo tutti. Perché possiamo volare. Sarebbero circa uno spreco di risorse, secondo me, questi nemici. E tra l'altro non sono nemici nuovi, sono tutti nemici che abbiamo già affrontato in altri episodi. Quindi piuttosto che farvi vedere un episodio concentrato su sta roba, vi faccio vedere cosa c'è dopo. No, qua non c'è bisogno, basta fare così. Ok, colpo critico. Eh sì, il vento, mi sono dimenticato di dirvelo, è un ottimo modo anche per spingere i nemici. Ok, dovrei riuscire, giusto, 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 ad arrivare qua con uno scattino laterale. Aspetta. Boom! Ok, mamma mia. Ho rischiato, Ho parecchio rischiato. Qua non dovrebbe esserci nulla, ma forse c'è uno scrigno qua dietro. No, non mi pare ci sia niente. Qua si può salire. Assolutamente. Assolutamente senza problemi. Ok, stamina purtroppo finita. Vorrei dare assoluta priorità alla stamina anche per questo motivo. Perché durante le esplorazioni, dato che voglio fare l'episodio dedicato alle torri, sarebbe opportuno secondo me. Dovete stare attentissimi tra l'altro a questi nemici nel caso stiate giocando, perché tirano le palle di neve. E le palle di neve, secondo ovviamente la fisica del gioco, nonché molto realistica, vi arriveranno addosso e diventano delle palle giganti. E noi vogliamo questo? No. Cioè io no, poi fate come volete. C'è una risorsa qua, un... Ok, un ghiaccino. Prima o poi dovremo andare dalle Gerudo, quindi... Meglio avere i ghiaccini. Ok, siamo arrivati nell'accesso alla parte superiore per le isole celesti. Ok, uno e due. Vediamo che ci dice. Se solo riuscissimo a dare un'occhiata all'interno di quella tormenta. Guarda chi si vede, Tulin! Ero perso nei miei pensieri e non ti avevo notato. Ma se tu sei qui significa che... Ho avuto il permesso per indagare. Lo sapevo. Lo dicevo fin dall'inizio che sei stato perfetto per questo incarico. Tutti ammirano la tua abilità di creare raffiche di vento a piacimento. Scommetto che tra tutti i Rito, solo tu riusciresti a far volare, a volare sopra quelle nuvole per indagare tra quei cieli tempestosi. Fai del tuo meglio. Rimarrò qui in attesa del tuo resoconto. Ti ringrazio. Vedrai, io e Link non ti deluderemo. Adesso inizia la parte puzzle dei Rito. In sostanza dovremo arrampicarci e sarà molto 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 divertente. Sì, possiamo letteralmente parare così. Nel caso vi interessi. Bello, vero? Molto divertente, secondo me. Bene, adesso è arrivato il momento di sfruttare appieno tutti i poteri di Link. Tutti i nuovi poteri di Link. Abbiamo Ascensus. È utilizzabile. Molto comodo Ascensus. Forse è uno dei miei poteri preferiti per adesso. Come vedete possiamo continuare a salire, salire, salire. A nostro piacimento. Però dobbiamo riuscire a beccare questo. Ok. Non penso faccia... Sì, fa la schermata di nuoto. Mi fa super ridere che abbiamo sta roba sulla schiena. Abbiamo letteralmente un cubo. Ecco qua. Ecco qua. Saliamo anche qui. Questa animazione non mi stancherò mai di vederla, probabilmente. Hanno fatto un ottimo lavoro. E adesso saliamo un attimo per studiare bene la zona. Non penso fare lo scattino, se no dobbiamo aspettare troppo la stamina. Eccoci qua, vedi dove dobbiamo andare. Tra l'altro c'è, se vedi, una sorta di luce lontananza. Cosa significa? Che la presenza di una luce verde in lontananza indica la presenza di un sacrario. Adesso, come vedi, dobbiamo salire. Dobbiamo salire, 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 salire. Fare tutto sto percorso qua. Perché tutto sto percorso qua fino a lì? Per avere una sorta di fast travel. Perché ci serve il fast travel, letteralmente. Nulla di più, nulla di meno. Questo è il modo più logico per passare attraverso e salire fino a su. Penso ci potrebbero essere tanti modi alternativi per farlo, in realtà. Anche magari sfruttando semplicemente l'arrampicata, la stamina e tutto quanto. Però, perché sprecarla? Quando possiamo usare questo qua. Atolli dell'ascesa celeste. Bel nome, eh? Un po' esagerato. Un pochino esagerato come nome, eh? La cosa positiva di questo potere qua di Tulin è che mentre lo fai non cadi.
Link! Quando ho visto la principessa Zelda, si trovava qui vicino. Ma ora di lei non c'è più traccia. Mm? Che cosa sarà mai? Amico mio, che cosa sarà mai? Tu l'hai già capito che cos'è. Altro che, non te lo devo spiegare di certo io. È esattamente quello che pensi. Guarda! È una nave! Ed è nel cielo! Ah, eh? Vieni. Vieni. Vieni da me. Non male. Non male. Che cos'era quella voce? Secondo te proveniva da lassù? Sì, proveniva da lassù, ma l'hai sentita solo tu, carissimo Tulin. Hai visto dentro quella nuvola? È una nave anche quella, ma è enorme! E ci sono un mucchio di navi più piccole. Mi fanno pensare a... Tante barchette solcarono l'aria, create con devozione straordinaria. La divinità in cielo poté tornare donando una grande arca per ringraziare. L'avionave è un divino portento, porta pace ovunque col suo vento. È come nel canto dell'avionave. Descrive perfettamente quello che stiamo vedendo adesso. Ehi, Link, anche tu hai sentito quella strana voce, vero? Vieni da me, ha detto proprio così. È come se ci stesse chiamando. Beh, qui non sembra esserci niente che possa aiutarci a trovare Zelda. Magari è andata verso la nave. Ad ogni modo, saliamo, Link. Non male, eh? Non male, con la voce di Revali. Mi pare si chiami o Max o Massimo. È il doppiatore di Revali. E l'hanno usato anche in questo caso. Guardate come funziona. Boom! Parecchio comodo, eh? Parecchio comodo. Prima però andiamo qua. Perché è fondamentale attivare un punto di fast travel. Sacrario di Mayu Mekisa. Non lo facciamo adesso il sacrario. Il sacrario qua. Ma lo faremo più avanti. Come vi ho detto, faremo un bel episodio dove magari faccio un intero giro aggiuntivo di stamina facendo abbastanza sacrari. Adesso, come vi ho già detto diverse volte, ste robe qua ghiacciate possono essere usate saltandoci sopra, possono essere rotte letteralmente. Guarda che farm incredibile di ghiaccini. Ringrazierò me stesso in futuro per aver fatto questo farming. Vedi? Guarda cosa succede. Si rompe. E sotto a volte c'è una chest, altre volte c'è qualcosa che ti serve per andare avanti. Cose del genere. Io ve l'ho detto, le frecce sono fondamentali in questa parte di gioco. Praticamente diventiamo dei rito. Il mio sogno proibito. Diventare un dannato pennuto come loro. Nel gioco. Basta. Allora. Tecnicamente... Dobbiamo fare una manovra un po' strana adesso. Come vi dico sempre, basta andare dove ci sono i nemici e la strada è corretta. Il gioco ti mette l'alternativa per poterli bypassare, ma non è mio interesse. Io li voglio affrontare. Gli zonau sì. Perché droppano sempre cose interessanti, almeno loro. Corno di golem caporale. Un corno a forma di ascia barbuta che era sulla testa di un golem caporale. Ottimo per tagliare rametti e piante. Se combinata con un'arma, potenzia moderatamente l'attacco. Potenza di 8. Cioè, non è una cosa proprio bypassabile, 8. Allora. Il punto più importante è stare sempre in alto qua. È sempre importantissimo cercare di stare quanto più in alto possibile. Per poter fare questo. Avanzare in tutta tranquillità. Che bello che sotto si possano vedere le cose ogni tanto in mezzo alla tempesta. Questa è la porzione di puzzle comunque. Un po' platforming, un po' puzzle. Molto bello. Dai che faccio un critico. Ok. Buono. Arco del golem rinforzato. Allora, questo è molto utile.
Infatti penso che butterò questo. Prendo questo, prendo questo, 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 questo. Sì, attacca anche tu, Lin, in questa porzione di gioco. Sempre bello tirare scudate. Allora, mi pare di avere altri archi che posso buttare. Ma io butterei letteralmente quello del golem, perché tanto c'è quello rinforzato che fa molto più male. Guarda quanti, quanto godo nella porzione di gioco nel deserto. Io godrò un sacco con tutti questi ghiaccini. C'è qualcosa qua da fare? Aspetta, vediamo se riesco a fare una roba. No, non è questo. Voglio provare a fare questo. Non so di quanto possa aumentarmi l'attacco, quindi forse semplicemente è meglio di no. Qua forse Ascensus è giusto giusto per poterlo fare. No, è troppo lontano. Quindi mi tocca fare questo. Allora, porti questo qua. Salti. E ora lo puoi usare. Perché la distanza ha un limite. Non puoi farlo sotto una certa distanza. Quindi sei decisamente obbligato ad essere sempre distante un tot massimo. Adesso dobbiamo salire fino a là. Arriviamo fino a qua. Grazie della rinfrescata, Tulin. Apprezzo sempre molto. Sì. Ci hai provato, amico. Quanto fa male. Ok. Sì, ma io voglio fargli un parry perfetto. Voglio prendere un po' di... No. Sta zitto. Apriamo tutto, apriamo tutto. Gran clava massiccia. Sicuramente fai un sacco di danno, ma non mi fido a usarla. Ecco qua, cosa prendo? Un pentolone portatile. E ne prendo addirittura tre. Cosa sempre gradita. Ok. Perché siamo qua? Perché possiamo usare Ascensus. Quindi passiamo e arriviamo in cima. Molto comodo. Eccomi qua. Guarda dove siamo, guarda dove siamo. Siamo molto in alto. Adesso qual è la nostra destinazione? Sfruttiamo il potere di Tulin e ci arriviamo dritti dritti. Questa porzione di gioco puzzle comunque penso sia una delle mie preferite, perché è proprio bella. Cioè, che gli vuoi dire? È bellissima. È stra divertente. Non ha un difetto sta parte qua. Mi piace da morire. Ci arrivo? Sì. Nuota, nuota, nuota. Lo sto facendo semplicemente per essere un po' più in alto, per studiarmi un attimo il golem lì. Tra l'altro lì sotto c'è roba. Penso sia massacrabile da qua. Ma sai cosa? Io entro qua. Allora, a parte che qua ci dovrebbe essere qualche segreto. Ecco, infatti, la chest. Prendo i ghiaccini e poi apro la chest. Vediamo cosa contiene. Lama da caporale. Al posto di una clava in legno si può fare. Si può fare, sì. Ora gli facciamo la sorpresina a questo Zonau. Oh no! Mi dispiace un po' per le risorse perse, vi dirò la verità. Oh, c'è un golem! Un golemax! Andiamo a farlo? Oh 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 oh. Non doveva andare a finire così. Mi è partito l'R2 selvaggio. Sì, è un altro golemax. Prova a fare questo. Ok.
Oh 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 oh. Grazie mille, Tulin. Eccolo qua, questa è la fase che ci siamo mancati quando l'abbiamo affrontato sulle isole celesti. Ok, ottimo. Ok, andiamo qua. E potrebbe essere letteralmente la parola fine. Ecco qua. Spettacolo. Sfere di energia, una bomba d'orologeria, un congegno Znau che provoca un'esplosione controllata. L'impatto può attivare altri congegni. Qua altre cose che abbiamo già visto. E poi, ovviamente, l'oggetto che... a cui ambivo in questo momento. Compositor. Più 10. E abbiamo un attacco disumano adesso. Che era quello che mi interessava. Bello il Golemax, eh? Sempre bello da massacrare. Ghiaccini, ghiaccini, ghiaccini. E noi siamo pronti a tornare su. È stata una piccola parentesi proficua, dirò la verità. Sempre proficuo prendersela contro di lui. Ops. Allora, facciamo così. Tecnicamente ci sono tanti modi per farlo. Quello che preferisco è questo. Ok. Sì, le pietre sono schizzate via. Opla! E torniamo un attimo qua. Ok? Ok. Adesso siamo molto, molto, molto in alto. Guardate quanto siamo vicini. Guardate che spettacolo. Tutte le navi. Bellissimo, bellissimo. Cioè, già soltanto per questa porzione di gioco Zelda la fa in barba a tanti, tantissimi altri giochi. Cioè, soltanto con questa porzione qua puzzle. Puzzle, avventura, platform, tutto, c'è tutto qua. Questo è un gioco completo. Solo questa porzione di gioco, bellissimo. Spettacolo. Ma poi guardate le strutture. Quanto sono letteralmente azzecche. Cioè, questo mi ricorda, boh, i Maya, cioè lo guardo e dico, Maya. Ok, qua è una sorta di, come dire, checkpoint lo chiamo. Una trota gelida, cioè in realtà trote ne abbiamo prese veramente un sacco sto periodo. Anzi dai, facciamo prima così, due colpi e via. Che abbiamo usato un po' di frecce effettivamente contro il Golemax, quindi insomma, non mi sembra il caso. Qua si può fare un bel banchetto, cucinare un bel po' di roba, ma non mi interessa al momento. A me interessa semplicemente avanzare. Perché abbiamo già tutto quello che ci serve al momento. La strada è giusta? Sì. Vedo nemici, quindi è giusta per forza. Oh, che bello che se la prendono tra di loro. Bravi, picchiatevi, picchiatevi. Finito? Ala di Kakuda. Un'ala grossa e leggera, appartenuta a un Kakuda. Combinano con una freccia un'arma per aumentare la agitata anche quando c'è un po' di vento. Occhio di Kakuda. Purtroppo non vedo. Non vedo perché ho la visuale coperta appunto dal gigascudo. Non vedo. Non è stata una buona idea. Ok. Potevo semplicemente fare così da subito. Prendiamo tutte le risorse che hanno. Freccia, 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 freccia. Ok. Abbiamo più o meno tutto quello che ci serve. Guardate quanti nemici. Ok. (Ride)
Addio. Dammi drop. No, non me li dà qua. Li dà dove è caduto. Peccato. Mi sarebbe piaciuto averle. Allora, tra l'altro le stalattiti possono essere usate per fare delle armi anche abbastanza interessanti. Oh no. Ok, grazie mille. Cioè, Tulin ha fatto, boh, le magie. Usiamo quest'arma adesso. Così spreco questa. Dio mio, quanto fai male, amico mio. Ero imparata. Ok, buono. Posso prenderla adesso? Snee. Ho ancora quella, vero? Via. Dammi la lancia di Zonanio. Adesso prendo tutto quello che c'è qua. Qua ci potrebbe essere qualcosa. Eccolo, infatti. Dammi qualcosa di utilissimo. Sfera di energia Zonau XL, godo. Un oggetto in cui alberga una grande quantità di energia Zonau. Puoi usarla come materiale ai crea congegni Zonau o per fermare il consumo della batteria per breve tempo. Cioè, capito quanto è rotto? Puoi abusarne proprio, che è una meraviglia. E usciamo da qua. Pronti? Dicevo, sti pezzi enormi di ghiaccio possono essere usati, stalattiti, possono essere usati per fare armi. Anche questi, giustamente. Come vedete comunque qua abbiamo tanti modi per avanzare in realtà. Possiamo fare una mongolfiera, possiamo fare un po' quello che vogliamo. Adesso, la mia idea è fare una mongolfiera. Anzi, facciamola un po' più al centro, che sennò cadiamo. Per staccare basta agitare fortissimamente l'analogico destro. Ed è una cosa un po' scomoda, dirò. Il grande fischio di battaglia. Ah, guarda quanto siamo in alto. Perfetti. Perfetti. Ascensus e siamo su. Guarda quando saliamo in alto. Guarda quanto saliamo in alto. Allora, lì, come avete visto, c'è un'altra avionave, un po' piccolina. Non so se chiamarle avionavi anche quelle piccoline. Per comodità penso che le chiamerò avionavi. Ok, allora, possiamo andare piano, sfruttando le navi. Anche perché dobbiamo salire, fondamentalmente, quindi... Tra l'altro, ghiaccini, easy. Dobbiamo andare piano, come dicevo, sfruttando le navi... Senza particolari problemi. Tanto il nostro obiettivo adesso è quello. Arrivare fino a lì. Qua l'importante è semplicemente saltare. Non c'è bisogno di usare robe. Basta fare così. Ora si rompe. Scendiamo. E saliamo. Adesso qua fa davvero freddo. Ciò significa che dobbiamo mangiare. È la prima volta che volo così in alto. Il vento quassù è davvero freddo. Per me non è un problema, ma per te, Link, non lasciare che il tuo corpo si raffreddi troppo. Non ti preoccupare. C'è un altro sacrario. Quindi qualsiasi cosa succeda, amico mio, abbiamo i sacrari. Godo. Godo tanto. Godo veramente tanto. Sacrario di Katan Yume. Ed eccolo qua che lo sblocchiamo. Altro sacrario che si unisce... all'ambaradan di sacrari da fare tutti nel maxi episodio. Adesso vi faccio vedere un po' dove siamo. Ok, siamo molto vicini in realtà. Per comodità mangerei il cibo antifreddo che avevo fatto un po' di tempo fa. Questo. E adesso per 7 minuti e mezzo noi ce ne freghiamo. Potrei comprare anche i vestiti dei Rito, ma sono tanti, troppi soldi. È cambiata la musica. Guarda, guarda quante navi. Che spettacolo. Qui è bello. Cavolo. Questa parte di gioco è incredibile. Questa parte di gioco è pazzesca. Adesso
Fondamentalmente diventa Super Mario adesso. È letteralmente Super Mario. Dobbiamo saltare da una nave all'altra fino ad arrivare in cima. Bello, vero? Ok, adesso qua stessa cosa. Dobbiamo arrivare fino a qui. Altra nave. Tra l'altro, quando ci salti, mi pare di aver capito e visto che ti resetta la stamina. Vedi? Hanno pensato anche a quello. Adesso questa qua sta venendo verso di noi, quindi sarà semplicissimo raggiungerla. Basta mollarsi un po'. Ah, guarda un po', va. Tra l'altro è pieno di lanterne e zonau qua. Non è lasciato niente al caso qui. Abbiamo questa. Resetta la stamina. Abbiamo questa. Resetta la stamina. E andiamo lì. Tanto si è già sbloccato il potere di Tulin. E siamo letteralmente arrivati, eh. Siamo in cima. Siamo sopra, sopra, sopra. Ci sono tanti modi per arrivare qua. Possiamo usare tutte le navi che vogliamo, eccetera. Però questo mi pare sia il modo più veloce. Ok, non c'è nulla lì. Controllavo. Onde evitare. Va bene. Ok. Ci siamo quasi, eh. Manca pochissimo. Siamo quasi in cima. Wow. Bellissimo. Veramente bello. Però dopo quasi 50 minuti io mi fermerei qua. So che morite dalla voglia di vederlo come me, ma ce lo facciamo tutto nel prossimo episodio. Tutto, tutto. Può uscire anche di 2 ore. Ce lo facciamo in un unico episodio. Tutto. Quindi non mancate. Alla prossima.